le immagini però sono su quell'altro, ci stai qui? Esatto. Ti lascio. Sì, grazie. Sì, tanto le immagini se me le vediamo, sono pochissime, le vediamo alla fine. Facciamo quattro chiacchiere. La storia. Quando Rodolfo mi ha chiesto di venire a raccontare la storia dell'astronomia mi sono rifiutato, non sono ancora pronto. In realtà ho a casa la bellezza di 15 faldoni, che sono stracolmi di corrispondenza, scambiata con gli autori della rivista e che raccolgono almeno i primi 20 anni dell'astronomia. E mi dicevo, quando andrò in pensione troverò il tempo finalmente di rileggermi, di selezionare qualche cosa. Il tempo non l'ho ancora trovato adesso, per questo non sono pronto a fare una storia ufficiale. Invece quello che posso fare è quattro chiacchiere tra amici, come si farebbe seduti davanti a una buona birra, e quindi raccontarvi un po' di retroscena, raccontarvi un po' di aneddoti, il backstage si dice, no? Modernamente. Dell'astronomia, di come è nata, di come si è sviluppata, perché è una storia curiosa, una storia tipicamente italiana, no? Dal nulla si riesce a fare qualcosa che effettivamente era qualcosa di valido. E io vorrei prendere lo spunto dalla domanda provocatoria che aveva fatto questa mattina il professor Barbieri sulla necessità o meno di divulgare l'astronomia. Io sono fermamente convinto che l'astronomia va divulgata, anzi penso che non ha senso fare astronomia senza divulgarla, siamo a questi livelli, sono un po' estremista in questo. Il mio ragionamento è un po' questo, tutte le scienze hanno una dimensione che è una dimensione conoscitiva e una dimensione applicativa, dopodiché le percentuali variano da scienza a scienza. Direi che l'astronomia, tra tutte le scienze, è quella che ha una dimensione applicativa tendente a zero. È la dimensione culturale quello che conta. Si fa astronomia perché dobbiamo capire chi siamo, perché dobbiamo capire qual è il nostro posto nell'universo, perché dobbiamo capire qual è l'ambiente cosmico in cui ci siamo trovati ad abitare e a vivere, dobbiamo capire che significato ha la vita, dobbiamo capire queste cose e le dobbiamo raccontare alla gente. Cioè, a mio modo di vedere, non ha senso fare scoperte e non raccontarle in giro, perché questo significa pugnalare alla schiena l'astronomia nella sua natura principale, preminente, che è quella culturale. Allora, da questo punto di vista, io ho difficoltà a capire quei ricercatori che hanno, la molla scarica dentro, la voglia di raccontare le scoperte che fanno, e non riesco a capire le istituzioni scientifiche che non rafforzano pesantemente una struttura al loro interno che racconti le scoperte dell'astronomia e le scoperte che facciamo sull'universo. E vi dico questo perché gli inizi della storia della rivista L'Astronomia è proprio dovuto a un cozzo terribile che ci fu nei confronti della Società Astronomica Italiana. L'astronomia nacque così. C'era una astrofila d'origine sudafricana, nemmeno italiana. Era una donna che dal punto di vista familiare stava piuttosto bene, una persona molto ricca, diciamo, si era trasferita in Italia da una decina d'anni ed era astrofila. Stava a Como, bazzicava nel gruppo astrofili Lariani e si chiedeva, ma è possibile che in Italia non ci sia nessuna rivista di astronomia, di divulgazione astronomica che vada nelle edicole? In quel periodo c'erano due riviste, però erano riviste fatte per gli astrofili, c'erano la Celum dell'Università di Bologna e poi c'era il Giornale di Astronomia, oltre che la rivista dell'Unione Astrofili Italiani, però erano, avevano la struttura di bollettini interni, non erano riviste che potevano presentarsi al grande pubblico. E questa signora incominciò a mettersi in testa che forse bisognava fare una rivista così. E scrisse un paio di lettere o tre alla Società Astronomica Italiana dicendo, guardate, se siete d'accordo, voi mi date la struttura, cioè in qualche modo mi date gli uomini, mi date che scrivono gli articoli, no? Mi date il materiale.
Io faccio l'editrice e vi consegno la rivista chiave in mano e andiamo in edicola e facciamo divulgazione ad alto livello. Cosa successe? Io non lo so se alla site non ci credevano, ma a un certo punto, forse presi per sfinimento, la invitarono a Firenze nel corso di una riunione del direttivo della SAI, la invitarono laggiù, dice ne parliamo. Doveva finire la riunione e la signora è stata fatta accomodare all'esterno dicendo aspetti un momento, e dopo 2 ore che aspettava sono usciti tutti alla chetichella da un'altra uscita e l'hanno lasciata lì ad aspettare. Ecco, questa signora, che aveva un carattere, diciamo così, molto forte, straordinariamente forte, cioè io l'ho conosciuta, era abbastanza insopportabile, diciamo, ma voi capite che una villanata del genere non la poteva sopportare. E allora ne fece una questione d'orgoglio, io devo uscire con una rivista e devo mostrare a quei parrucconi della site che si può fare una rivista di divulgazione che vada nelle edicole. Cosa fece? Scrisse questa volta Margherita Hack. Già allora, sto parlando del 1979, ma già allora Margherita era probabilmente l'astronoma più famosa d'Italia, era già il personaggio che conosciamo. Le scrisse e propose l'idea. Io vorrei fare, ci sta a fare la direttrice, e siccome Margherita, voi la conoscete, è un po' matta, le disse subito di sì, mi piaceva troppo l'idea. E così nacque l'astronomia. Come ho fatto a entrare io in questo gioco? Io ero un docente di scuola media superiore a Como. Del tutto casualmente c'era una casa editrice a Como, di americani. E facevano un'enciclopedia, un grosso lavoro enciclopedico. Io vi devo dire la verità che non ho ancora capito adesso chi fosse quella casa editrice lì. A un certo punto pensavo che fosse finanziata dalla CIA, perché erano americani, ma dentro nella redazione erano tutti di lotta continua e di potere operaio. Dico, questi qui sono qui a controllarli. Pagavano d'un bene che non vi dico, io non ho mai più trovato una casa editrice che pagasse così bene. Beh, cosa succede? Che c'era il redattore del volume di fisica che non funzionava, non lavorava bene, e quindi andavano alla ricerca di qualcuno che redazionasse quel volume. E casualmente incontro uno di questi, che, di questi redattori che già lavoravano, che era un mio collega a scuola, mi dice, ma tu sei fisico, non sei interessato? Figurati se non sei interessato. Mi piaceva, fu il mio primo lavoro editoriale, andai a lavorare e lì dentro in quella redazione conobbi questa signora, la quale faceva ricerca iconografica. Una volta non c'era internet, per mettere alcune illustrazioni belle in un libro, in un'enciclopedia, bisognava lavorare parecchio, andare nelle biblioteche, sfogliare libri, fotografarli, eccetera eccetera, e questa signora faceva la ricerca editoriale iconografica. Sapendo che ero un fisico, mi chiese su cosa mi ero laureato. Io mi ero laureato nel gruppo di Beppo Chialini e quindi avevo fatto una tesi sperimentale di fisica cosmica, quindi sapevo un po' di particelle, sì, sapevo di raggi cosmici, arrivavo a sapere che probabilmente c'erano delle esplosioni stellari che erano l'origine dei raggi cosmici, però di astronomia non sapevo niente. Cioè, voglio dire, non ho mai fatto un esame sull'evoluzione stellare, la meccanica celeste, non sapevo proprio cosa fosse. Beh, questa signora mi chiese a un certo punto, dice, ma perché non fai una conferenza per il gruppo astrofili? Vabbè, ma dammi un argomento, perché il mio argomento è un po' tecnico, e lei mi diede un argomento. Scoprì poi che questo qui era un esame che mi aveva fatto, cioè voleva vedere come porgevo l'argomento astronomico a un pubblico vasto. E infatti subito dopo, una settimana dopo, mi disse, io ho questa idea, vorrei fare, cioè, ti piacerebbe fare il redattore della rivista? Figuratevi, figuratevi, certamente sì. Sì, l'avrei fatto gratuitamente, anzi, vi dirò, l'ho fatto gratuitamente perché era troppo bella l'idea.
A quel punto bisogna incontrarsi con Margherita per decidere un po' come farla la rivista. Io ero felice di entrare in questa avventura perché cosa mi aspettavo? Mi aspettavo di imparare un sacco di cose da chi ne sapeva più di me, in campo astronomico, quindi in campo scientifico, ma anche in campo editoriale. Come vi dico, io facevo la redazione di un volume, era il mio primo lavoro editoriale, ma è ben altra cosa fare un giornale, che deve uscire con una cadenza ben precisa, è tutta un'altra cosa che non correggere un volume già scritto da altri autori. E invece mi ritrovai in questa situazione pazzesca per cui al 1 maggio del 1979 noi dovevamo trovarci a Trieste per la prima volta con la professoressa Hack per discutere di come buttar giù la rivista e questa signora sudafricana mi disse, senti, siccome anche lei non sapeva da che parte incominciare, dice butta giù un po' un timone, cioè la struttura, come sarà la rivista? E io mi ricordo che stette a lavorare una ventina di giorni su questo, non sapevo esattamente da che parte prendere, però rubai qualche ideuzza di qua e di là, magari vedendo qualche rivista straniera, e quindi quanti articoli, diciamo, di rassegna grossi dovevano esserci, quante rubriche indirizzate verso che cosa, qualche idea su quelli che potevano essere i collaboratori. E così mi presentai con il timone della nuova rivista per la professoressa Hack quel 1 maggio. Voi potete immaginare come mi tremavano le gambe ad entrare al cospetto di cotanto personaggio, sapendo, conoscendo benissimo qual era la mia ignoranza in materia. E questa cosa qui, il primo incontro con Margherita, che l'ho anche raccontato sull'ultimo numero di L'Astronomia, l'ho raccontato, è per dire la grandezza del personaggio. Allora, io arrivo convinto di dover superare un esame pazzesco che non avrei potuto assolutamente superare. Ero ben conscio della mia ignoranza. Entro, a parte il fatto, questi due personaggi, dico due perché Margherita Hack è inscindibile da Aldo De Rosa, che è suo marito. Cioè sono un sistema binario stretto, assolutamente irrisolvibile. Sono due persone che sono una persona sola. Bene, entro. E questi dopo un quarto d'ora vogliono che ci si dia del tu. Invece ho impiegato un sacco di tempo a vincere le remore e vabbè, e poi ce la facciamo e va bene, diamoci del tu. E poi cosa fanno? Non mi fanno l'esame. Mi metto di mano due articoli e mi dicono guarda questi due articoli. Allora uno era di un astrofisico sovietico, adesso non ricordo più se era già stato tradotto in italiano oppure se era ancora in inglese, questo non me lo ricordo. E l'altro era un articolo che aveva scritto Margherita, firmato da Margherita Hack. E mi dice, guardali un po' questi due articoli, dici cosa ne pensi, così possiamo avere un'idea di come vorresti fare tu la rivista, di come la vorremmo fare noi, vediamo se andiamo d'accordo. Mi raccomando, massima sincerità. E io andrai a leggermi l'articolo, eravamo rimasti 2 giorni, quella sera mi lessi gli articoli e il giorno dopo ci troviamo. Allora cosa ne hai pensato? Io sinceramente, da disgraziato se volete, dissi, io questo articolo era di Schlosky, l'articolo, questo è splendido e vorrei averne uno in tutti i numeri della rivista. Quest'altro, obiettivamente, sinceramente, io non lo pubblicherei. Mi aspettavo forse di essere messo alla porta. Aldo mi abbracciò e mi disse, sono sicuro che andremo d'accordo per tutta la vita. Primo, perché questo è un articolo che abbiamo scritto e che non ci piaceva e non abbiamo mandato da pubblicare. E secondo, perché per noi la sincerità è un valore irrinunciabile. Noi dobbiamo raccontarci tutto senza balle. Hai avuto il coraggio di dire questa cosa, qui andremo d'accordo per sempre. Cioè, la grandezza di questi personaggi che invece di farti l'esame ti mettono nella condizione di essere tu a giudicare il loro scritto. Vabbè, questa è una cosa che mi rimarrà per sempre e, insomma, mi ha fatto capire da subito con chi avevo a che fare. Margherita pose 2 condizioni. La prima, forse più Aldo che Margherita,
la rivista non doveva parlare solo di astronomia. Infatti forse voi ricorderete che aveva una dicitura, rivista di scienze e cultura. La rivista doveva parlare di tutto ciò che aveva attinenza con il cielo. Prima cosa. Seconda cosa, disse, guardate, io ho un osservatorio che devo seguire, ho le mie ricerche da fare, ho i miei impegni, allora sia chiaro, il primo anno io vi do una mano, cerco di darvi consigli, vi faccio conoscere gli astronomi italiani, magari vi metto in contatto con qualche astronomo all'estero. Dopodiché però imparate a marciare sulle vostre gambe perché io da quel momento in poi non ci sarò più. E così fu. E così fu. Avevamo anche un vice direttore, che era il caro professor Cavedon del Planetario di Milano, che era bravissimo a scrivere ed era un grandissimo divulgatore. Però nei fatti io avevo un direttore a Trieste, un vice direttore a Milano, ma quando si trattava di fare la rivista la dovevo fare io. E vi dico la verità che quell'anno, anno e mezzo di gestazione è stato terribile. Sono stati gli anni più terribili della mia vita e nello stesso tempo i più belli. Perché su ogni articolo io imparavo qualche cosa di nuovo. Cioè sostanzialmente io studiavo l'astronomia e in tutti i campi dell'astronomia, perché mi arrivavano articoli dalla planetologia alla cosmologia, passando attraverso l'evoluzione stellare, la meccanica celeste, e dovevo fare il lavoro tipico di una redazione seria, di un direttore serio, di quello che passa in rassegna tutto l'articolo. Se ci sono punti oscuri li corregge oppure chiede chiarimenti all'autore, quindi interagisce pesantemente con l'autore, fa riscrivere delle parti o le riscrive direttamente, fin tanto che alla fine abbiamo un bel prodotto che può essere pubblicato. Ma voi capite che per criticare un articolo, per correggere un articolo, bisogna innanzitutto conoscere. E io vi assicuro che ero di un'ignoranza abissale in vari campi dell'astronomia. Per cui studiai come un disperato e io devo ringraziare proprio tutti i collaboratori dell'astronomia di quegli anni che furono degli stimoli straordinari per farmi capire qualche cosa di questa scienza, di questa disciplina. E come era stato detto, Margherita a un certo punto disse, ragazzi, avanti con le vostre gambe. E lì la rivista cambiò. La rivista cambiò non subito, non di colpo, ma quando me la ritrovai proprio sulle spalle, tutta, da solo, cambiò la natura. Per dirvi, noi sull'astronomia abbiamo avuto come autori fior di letterati, ci ha scritto Moravia, ci ha scritto Prezzolini. Ricordo andammo insieme con Margherita ed Aldo a incontrare Prezzolini, che era centenario, nella sua villa di Lugano per chiedere un articolo. Aldo era capace di intrattenere rapporti con tutti i letterati italiani, perché lui aveva tutta una storia con Papini alle spalle. Aldo e Margherita, firmando Margherita, perché Aldo vuol sempre vivere un po' all'ombra di sua moglie, insomma trovava tutte le porte aperte, poteva benissimo scrivere appunto a Moravia per credergli un racconto e ottenerlo, cosa che non potevo certo fare io, perché Moravia avesse letto in fondo, firmato Corrado Lamberti, dice chi è sto povero disgraziato. E quindi insomma tutto quel carattere extra astronomico che faceva della rivista veramente una rivista di scienza e cultura poco per volta andò scemando. Io non avevo le forze per portare avanti queste cose. Rafforzai la rivista invece da un punto di vista scientifico e lì continuai ad essere quel direttore molto severo, anche qui. Allora io non me ne rendevo conto, no? Ma ripensandoci adesso, ho rifiutato articoli ad astronomi affermati italiani e stranieri che ogni tanto mi chiedo com'è possibile che loro accettassero senza dirmene quattro, oppure ho riscritto articoli, ho fatto correggere articoli a personaggi che erano
io ero qui e loro erano là sopra, nessuno si è mai lamentato. Per l'amor di Dio, motivavo perché avevo corretto una cosa, l'altra e l'altra, però non me ne rendevo conto, ma probabilmente la gente pensava che la lettera era firmata da Corrado Lamberti, ma che alle spalle ci stava Margherita Hack. Perché Margherita, quando disse io non ce la faccio più a seguirvi, toglietemi anche dal tamburino, io non faccio più la direttrice, io la feci prigioniera. No, disse Margherita, se no me ne vado anch'io. Io ci resto, però il tuo nome, sei stata tu la fondatrice di questa rivista, deve restare per sempre. E quindi probabilmente sfruttavo questo fatto. Ma dall'esterno, l'impressione che si ebbe quando la rivista aveva già 4, 5, 6 anni, dall'esterno, ditemi se sbaglio, l'impressione che si aveva della rivista è che se fosse ben strutturata, fosse una rivista forte, con una redazione robusta, fatta da specialisti che leggevano, correggevano, insomma, per dire, grossi errori io non ricordo che siano usciti sull'astronomia. E mi resi conto che stava diventando una rivista che all'esterno era vista come una rivista autorevole, quando incominciarono ad arrivare dei feedback dall'Italia e dall'estero in questa direzione. Per esempio, mi ricordo, sempre per raccontare un po' di aneddoti curiosi, mi ricordo un ricercatore italiano che ci aveva mandato un articolo, c'era un grafico, io avevo visto un errore in quel grafico, l'avevo corretto, l'avevo pubblicato corretto, ma senza nemmeno il bisogno di andare a dire all'autore guarda che te l'ho corretto in questo modo, mi sembrava così evidente. E l'autore mi mandava una lettera ringraziandomi perché dicendo guarda che questo articolo, questo grafico l'ho mandato anche nell'articolo originale all'Astrophysical Journal e loro non se ne sono accorti dell'errore, l'hanno pubblicato con l'errore. Cioè l'idea che ci si faceva dall'esterno era che ci fosse una struttura di refere, come nelle riviste professionali, che lavoravano pesantemente su tutti gli articoli. In realtà non era così. Altra cosa, dall'estero, per esempio gli americani, ci vedevano come una rivista autorevole, ma nemmeno come la rivista italiana autorevole, la rivista europea autorevole. Tra l'altro allora non è che ci fossero molte riviste di divulgazione in Europa. C'era qualche rivista che era già nata prima di noi, però aveva sempre un po' quella struttura da bollettino interno, oppure estremamente tecnica, come poteva essere Sternum Weltraum tedesca, non so se ho pronunciato bene. Però, per dire, c'era un ricercatore della NASA che scriveva degli articoli molto particolari. Lui calcolava le occultazioni stellari di asteroidi. Sapete che sono... Prego. Scusami, perché c'è un problema. C'è un golf, una golf, tra i due. Sì, perfetto. CH, dove? Sì. CH, bravo. Bravo. Scusate, questo è il massimo, me lo sposti, per favore. Sì. Te la sposto perché sennò ci sono i vigili. Grazie, grazie, scusa. Doveva capitare anche questo. Dicevo, c'era questo ricercatore, era specialista in questo campo e ogni tanto mi mandava gli articoli quando un evento di questo tipo lui calcolava che avvenisse, ma non in Italia, in Europa. Perché l'astronomia era la rivista europea. L'autorevolezza l'abbiamo anche un po' conquistata con un fatto. In quegli anni in cui siamo nati, l'editoria italiana aveva scoperto la scienza. Io non so se ricordate i primi anni Ottanta, quando traducevano dall'inglese Discover, Omni, non ve le ricordate più queste riviste? All'improvviso, nel giro di 3 o 4 anni, dall'80 all'85, gli editori italiani, i grossi editori italiani, si erano messo a prendere riviste straniere e a tradurle pari pari in italiano. C'era Science 83, 84, 85, che era fatta dalla RCS. Più avanti New Scientist hanno cercato di tradurre. Sono durate pochissimo, perché non avevano un carattere italiano. Insomma, si capiva troppo che era qualcosa di importato forzatamente. Beh, io avevo fatto una punta d'onore di non prendere nessun articolo da riviste straniere e tradurre in italiano. Però volevo anche collaboratori stranieri. Quando si trattava di specialisti,
tali per cui non avrei potuto trovare in Italia un autore altrettanto bravo, altrettanto diciamo preparato in quel campo quanto lo straniero, io chiedevo direttamente allo straniero e mi mandava degli articoli, ma me li mandava fatti per l'astronomia. Non ho mai tradotto niente dall'esterno. E anche questo, se volete, contribuiva a renderci autorevoli, perché altri autori stranieri, quando vedevano certe firme importanti, per dirne una, Bart Bock come astronomo, oppure divulgatori, voi sapete quali sono i più bravi divulgatori di astronomia a livello mondiale oggi? Sono Paul Davies, sono Gower Schilling, sono Barrow, sono Gribbin. Ebbene, tre di questi quattro li abbiamo tenuti a battesimo noi sull'astronomia. E allora tutto giocava, insomma. Avevamo questo aspetto di rivista che non era soltanto nazionale, era in qualche modo europea e che era autorevole. E siamo arrivati a punti incredibili. Vi racconto quest'altra perché è da ridere. Pensate, c'era stato un autore americano, un radioastronomo, che ci aveva scritto un articolo, tra l'altro molto ma molto bello dal punto di vista del contenuto, però conteneva alcuni errori. Glieli avevo fatti notare, lui era stato d'accordo, aveva ringraziato, era stato un articolo un po' massacrato, migliorato nella traduzione perché era scritto malamente, insomma c'era stata un'interazione molto forte con questo autore. Alla fine di tutto gliel'abbiamo pubblicato, era un bellissimo articolo, pensate, lui era un radioastronomo americano e scriveva su Dante, su una frase di Dante la commentava, era molto bello. E alla fine, per pagare l'articolo, gli mandammo l'invoice, bisognava mandare una certa fattura con le coordinate bancarie della nostra banca, chiedevamo le coordinate bancarie della sua per fare il bonifico, era importante fare così per fare pagamenti internazionali, supponiamo $500, e quello ci pagò $500, cioè il suo istituto pagò $500 alla nostra banca perché pensava di doversi comportare con l'astronomia come con l'Astrophysical Journal, dove il ricercatore pubblica l'articolo ma deve pagare un tot a pagina. Cioè, quella è una rivista con refere, ma ha corretto l'articolo, ma ha fatto un servizio buono e l'ha pagato. Glieli dovemmo poi mandare indietro dicendo, no, guardate, siamo noi che volevamo pagare l'articolo. Oppure un'altra cosa curiosa. Io chiesi a un bravo astrofisico americano, Kahler, chiesi una serie di articoli, cioè lui era uno specialista di evoluzione stellare, invece di fare il solito articoletto, come sono le stelle, gli dissi, facciamo così, parliamo di astrofisica e di evoluzione stellare parlando degli estremi stellari, cioè mi fai un articolo sulle stelle più calde, sulle stelle più fredde, sulle stelle più grandi, sulle stelle più piccole, sulle stelle più massicce, su quelle meno massicce, e in questo modo andiamo avanti per 2 o 3 anni a parlare di astrofisica, però con un taglio più giornalistico, più sbrigativo. A lui l'idea piacque moltissimo, lo fece e devo dire che gli ho visto fare in questi ultimi 15-18 anni, da quando incominciò a fare quegli articoli con noi, 20 anni forse, no di più, vabbè, quello che è, più di 20 anni. Gli ho visto anche scrivere 2 libri proprio, uno è titolato proprio Le stelle estreme, cioè ci ha campato sopra per più di un quarto di secolo su questa roba, ma gli era piaciuta moltissimo l'idea. E l'idea non era piaciuta solo a lui, ma era piaciuta anche alle riviste americane. Voi sapete che in America ci stanno 2 riviste belle ben fatte, che sono Sky and Telescope e Astronomy. Bene, Astronomy ci chiese di poter tradurre i nostri articoli di Kahler in inglese. Cioè, vedete l'assurdo. Astronomy non è andata dall'autore americano dicendogli dammi gli originali che te li pubblico. O forse era stato lo stesso Kahler a dire prenditi quelli lì perché sono già stati redazionati. Perché anche con Kahler c'era stato un intervento pazzesco, un'interazione molto forte. Cioè, questo per dire, e non lo so spiegare, che miracolo era successo.
È proprio una storia italiana, sapete che noi siamo specialisti in queste cose, no? Il partire con niente e poi riuscire a costruire un prodotto che alla fin fine funziona e funziona abbastanza bene. Poi com'è finita la storia? La storia dell'astronomia è finita male perché, vi dovrei raccontare tante altre cose, ma adesso non voglio tirare troppo per le lunghe, vado. Allora, dopo la signora sudafricana che faceva l'editrice, ma che aveva il caratteraccio che vi dicevo, questa signora si era portata nella società editrice altri tre soci per poter disporre di capitali, anche perché quando uscimmo noi pensavamo di fare una rivista che poteva andare in mano a 7-8 mila persone e si pensava in grande. Facciamo una tiratura di 30.000 copie, andò esaurita. A quel punto si spaventarono gli editori perché dicevano cioè qui occorrono dei capitali che devono essere anticipati, perché sapete il rientro dei soldi con le riviste si ha 3-4 mesi dopo. Quindi c'erano dei capitali che dovevano essere investiti e loro non avevano fatto conti così grossi, per cui aumentarono il capitale, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, era una piccola casa editrice che era nata per fare quella rivista. Oltretutto, quella signora sudafricana, come io non avevo esperienze ed ero profondamente ignorante in astronomia, lei non aveva esperienza editoriale, era la prima volta che faceva l'editrice. Tutti i lavori editoriali che aveva fatto era quella ricerca iconografica che vi dicevo sull'enciclopedia. Bene, andò a finire che questa signora litigò con gli altri soci e a un certo punto, anche qui quando ci penso mi si rizzano con i capelli in testa, pensate che questa signora ci ospitava in casa sua come redazione. A un certo punto litigò, sbatté la porta e decise di andare a farsene 15 giorni di vacanza negli Stati Uniti, chiuse gli uffici. E io mi ritrovai da solo, senza la segretaria di redazione, senza gli uffici, senza niente, con un numero della rivista da fare. Tra l'altro era il numero del, mi sembra, gennaio 81, che doveva essere monografico sull'incontro del Voyager con Saturno. E io ero qui, senza un ufficio, senza niente, ero rimasto da solo a Como fare la rivista senza niente in mano, dovevo tenere i rapporti con lo stampatore, con la pubblicità, con il fotocompositore, con la fotolito, perché una volta erano tutte lavorazioni esterne, non è come oggi, che con il computer si fa un po' tutto. E con Marcello Fulchignoni, che era negli Stati Uniti, per essere presente all'incontro del Voyager, che avrebbe dovuto raccogliere le fotografie della NASA e portarmele in Italia come primizia per poterle finalmente pubblicare. Quindi mancavano le foto, mancavano gli articoli e io ero lì disperato. Non so come ne siamo venuti fuori. La rivista non ha subito ritardi, siamo riusciti a dare continuità. Ho rimesso in piedi poi una redazione andando a prendere altri amici comaschi che cercassero di darmi una mano come segreteria di redazione, come rapporti con gli altri e ripartimo. Però i tre personaggi che restarono, i soci, ne sapevano ancora meno di editoria della signora sudafricana. Uno era un farmacista, un altro aveva un negozio di ferramenta, ecco, questi erano i personaggi, e loro avrebbero dovuto gestire dal punto di vista amministrativo la rivista. Per darvi un'idea, misero su un ufficio amministrativo, ripeto, per gestire una rivista, in cui lavoravano quattro persone, quattro stipendi. E dopo 7, 8, 10 mesi incominciarono a dire che le cose non andavano troppo bene, ma ci credo che non andavano bene. E insomma, per farla breve, si riempirono di debiti, arrivò un nuovo editore, si rese conto che la rivista vendeva tanto, vendeva bene, poteva dare degli utili, se la comperò pagando i debiti. Io vi pago i debiti e la rivista è mia. E così ci fu un passaggio di mano. E finalmente per la prima volta la rivista andò nelle mani di uno che faceva l'editore di mestiere. Non vi sto a raccontare cosa editava perché è meglio, per carità di patria, non ve li racconto tutte.
Però insomma, tanto per dirvene una, è bastato che questo editore mettesse lì una persona a metà tempo a gestire l'amministrazione, era più che sufficiente, figuratevi il risparmio che faceva, e la rivista andò benissimo e furono gli anni d'oro. Aveva avuto questa fortuna e pensava, aveva dei capitali da investire, pensava di poter ripetere l'esperimento con altre riviste e ne andò ad acquistare un'altra che era costosissima, piena di debiti e i cui problemi non erano un editore che non era capace di farla funzionare, i problemi erano i lettori che mancavano. Quindi non bastava comprare la rivista, riaggiustare quattro cose e farla funzionare. E quella rivista, che tra l'altro era una rivista storica importante, era l'Illustrazione Italiana, fu una terribile palla al piede per la casa editrice dell'Astronomia. Quella rivista collezionava decine di milioni di debiti ogni mese e voi capite che nel giro di un anno o due la casa editrice si trovò sommersa di debiti. E a quel punto incominciarono i drammi anche per noi. Io non potevo più pagare sull'unghia i collaboratori, che cominciarono a ricevere il loro contributo con un mese, con due mesi, con tre mesi, con sei mesi di ritardo. Credo che siamo arrivati a un anno e mezzo di ritardo. E non potevo più andare all'estero a chiedere a dei collaboratori stranieri di collaborare sapendo che se tutto andava bene li avrei potuti pagare dopo un anno e mezzo, insomma. Io devo dire, e qui devo proprio ringraziarli, devo dire che sono stati straordinari gli astronomi e gli astrofili collaboratori della rivista italiana, perché nonostante tutti questi disguidi, questi ritardi, non hanno mai smesso comunque di contribuire alla rivista. E non si sono mai nemmeno lamentati più di tanto. Avrebbero avuto modo, no, di prendere un avvocato e chiedere l'immediato pagamento. Non ce ne fu uno che lo fece. Forse anche perché sapevano che il direttore era esattamente nelle loro condizioni, perché io non volevo privilegi, io volevo vivere esattamente le vicende dei miei collaboratori, anche per tenere controllato cosa faceva il mio editore. E la rivista andò un pochettino in discesa. Voglio dire che l'autorevolezza, la serietà scientifica restò fino alla fine, perché quella fu sempre curata. Io quello che cercai di fare, per esempio, fu di ridurre il numero degli articoli grossi di rassegna, di rafforzare la parte delle news che potevo scrivere io più facilmente, più agevolmente, alleggerivo in qualche modo i costi della rivista. Però vi dico la verità che negli ultimi tempi non ero più del tutto soddisfatto del prodotto che facevo. Avrei voluto avere una rivista più simile a quella dei primi anni, con dei collaboratori estesi a livello internazionale, una rivista che portasse avanti la tradizione di un tempo, e così non era possibile fare. Poi successe che questo editore si ammalò gravemente, fu costretto a passare la mano e finì con un editore che capì subito era un personaggio, diciamo, per niente trasparente, lo dico con un eufemismo, che era meglio lasciar perdere, e così arrivai alle dimissioni e pochi mesi dopo poi altri editori mi chiesero se avevo voglia di continuare con un'altra rivista, e lì ci fu la fondazione di Le Stelle nel novembre di quello stesso anno, del 2002. Delle Stelle non vi parlo perché è ancora viva e vegeta e non voglio entrare, niente, non parlo delle stelle, fermiamoci alla storia dell'astronomia. Adesso vi ho raccontato queste cose perché? Beh, innanzitutto perché Rodolfo Calanca mi ha rotto le scatole, mi ha detto che dovevo venire qui assolutamente a raccontarle. Perché è giusto che si racconti? E poi anche però perché, insomma, queste storie qui devono illuminarci un po' sulla situazione presente, farci capire quali sono i problemi della divulgazione su carta astronomica italiana, capire quali sono appunto le problematiche e vedere come venirne fuori, perché credo che lo sappiate tutti che la situazione delle riviste italiane non è ottimale. E quali sono i motivi? Ma io ogni tanto mi interrogo e mi dico, da un lato, ok, è una produzione di nicchia,
è una produzione di nicchia quella della divulgazione astronomica, per cui il grande editore non lo trovate che si mette a fare una rivista di divulgazione di sola astronomia. Il grande editore è interessato ai grandi numeri, non ai piccoli numeri. E questo è un motivo. Il secondo motivo, la pubblicità. Sostanzialmente non ci sono introiti pubblicitari, nel senso che a far pubblicità sulle riviste di astronomia sono i produttori di telescopi. E voi potete immaginare qual è il mercato dei telescopi in Italia e quanti soldi possono girare nel corso di un anno. E quindi si spende un po' in pubblicità, ma se poi quel piccolo budget che viene speso dai produttori deve essere diviso su tre riviste, quante sono quelle che abbiamo in edicola adesso, capite che non serve né all'una, né all'altra, né all'altra. E allora succede che magari di lettori non ce ne sono molti, che di pubblicità ce n'è poca, e allora l'editore aumenta il prezzo di copertina. I prezzi delle attuali riviste sono elevati, sono sopra i 7 euro, che è eccessivo. E allora va a finire che soprattutto in tempi di crisi la gente comincia a dire invece di comprarne tre di riviste, perché poi gli astrofili fanno così, le comprano tutte, ma invece di comprarne tre comincia a comprarne due e poi magari una. E va a finire che cala ancora il numero dei lettori, e se cala il numero dei lettori aumenta il prezzo di copertina e si entra in un circolo vizioso che non può che portare allo strangolamento delle riviste. E allora come fare a venirne fuori? Io vi dico la verità, non ho delle ricette. Ogni tanto dico, c'è anche un fattore diverso oggi rispetto a una volta, quel fattore è internet. Bene o male gli astrofili l'inglese lo masticano, le notizie li raggiungono il giorno stesso in cui viene fatta una scoperta, non è il caso di stare a aspettare due mesi per vedere questa scoperta raccontata in italiano su una rivista cartacea che trovo in edicola, e quindi mi guardo internet e faccio meno di comprare le riviste, succede anche questo, cioè internet è un grosso concorrente. Allora ecco quale potrebbe essere la risposta. La risposta potrebbe essere che una rivista che va su carta, che va in edicola al grande pubblico, deve fortemente differenziarsi da internet. Internet riporta la notiziola, la rivista dovrebbe riportare ampi articoli di rassegna per far capire quella scoperta, come si inquadra all'interno di un programma di ricerca più vasto che dura da 10 anni, come ci hanno lavorato sopra gli astronomi, eccetera, eccetera. Quei grossi articoli di rassegna che non trovate in internet. Cioè la rivista dovrebbe tornare ad essere quello strumento indispensabile per la crescita culturale dell'astrofilo, quello che era l'astronomia di 30 anni fa. O trovavi quella, o leggevi l'astronomia o non trovavi altro sostanzialmente. Però voi capite che fare una rivista così significa avere una struttura redazionale molto grossa, molto importante, questo significa costi e siamo punto e a capo. Per cui a dire la verità io una ricetta non ce l'ho. Credo comunque che tutte le riviste di divulgazione italiana stiano sbattendo la testa contro il muro per cercare di venirne fuori. E forse anche noi dovremmo cercare di dare una mano, forse anche le istituzioni scientifiche dovrebbero provare a dare una mano. Perché credo che sia interesse dell'INAF o della Società Astronomica Italiana avere comunque un giornale di divulgazione, almeno uno, importante, che sappia parlare alla gente, che sappia divulgare l'astronomia nel modo giusto, averlo nell'edicola, averlo che vada nelle mani del pubblico più vasto. Mi fermo qui, Rodolfo, ne ho raccontato abbastanza. Se volete farmi domande sono disponibile. Vi faccio vedere. Sentite, vi faccio vedere. Perché il calendario islamico, voi sapete che è un calendario lunare, il mese nei calendari islamici inizia con la prima visibilità del crescente lunare, e c'è una commissione interaraba che deve decidere quando iniziano i vari mesi. È importante per esempio per il Ramadan sapere se inizia oggi o se inizia domani.
E c'è una commissione interaraba che decide anno per anno quando è che inizia il mese. E tante volte litigano fra loro gli astronomi e gli imam di un paese rispetto a un altro. Inizia martedì, no, inizia mercoledì sui mesi. E va bene, lui mi aveva mandato un bellissimo articolo sulla visibilità e il crescente lunare che conteneva, era estremamente tecnico, perché è un problema astronomico complicatissimo, eh? Quando si riesce a vedere la più piccola faccia di luna, è complicatissimo. E mi aveva mandato un grafico che era questo che vedete a sinistra, vedete che è una spezzata strana, accompagnato da una formulaccia, e doveva essere il criterio, il limite di Danjon. Fatto sta che io ci persi sopra 15 giorni perché capivo che non potevo presentare un grafico così, una formula così ai miei lettori, lo dovevo semplificare e poi alla fine trovai una soluzione. Vedete quel grafico là in fondo? L'avevo trovata come interpolazione di questo, poi ci avevo giocato con le formule, l'avevo mandata a Fatoi, l'autore, e gli avevo detto guarda che forse c'è quel modo là di presentare che è più semplice. Lui mi disse di sì e infatti lo pubblichiamo, se andate a vedere l'astronomia trovate quel grafico là. E la cosa curiosa è che 3 mesi dopo mi scrisse una lettera e mi disse che il comitato interarabo aveva adottato il grafico dell'astronomia, ufficialmente, che d'ora in avanti utilizzavano quel grafico che era molto più semplice del criterio di Danjon. Questa invece è una lettera di Gribbin, ecco qui, che mi diceva se potevamo mandare uno dei suoi articoli che aveva mandato a noi a una rivista indiana, perché io non solo non andavo a prendere articoli da riviste straniere, ma articoli dell'astronomia sono finiti tradotti su riviste tedesche, spagnole, francesi no, inglesi, americane, indiane, argentine, rumene, polacche. Cioè, venivano presi i nostri articoli, ci chiedevano di poterli tradurre, venivano tradotti all'estero. Ecco, qui è Gribbin che mi chiede se un articolo può andare su una rivista indiana. E qui invece, ecco, è Tribuna de Astronomia, la rivista spagnola, che dice, in un italiano un po' stentato, abbiamo cercato di essere fedeli al più possibile al disegno dell'astronomia. Cioè, capito? L'astronomia l'ha fatto così l'articolo, noi abbiamo cercato, cioè si mettevano in una condizione di sudditanza, no? Allora capivi che eri diventato una rivista importante da queste piccole cose. Adesso vedo Cesare Barbieri, ve ne racconto un'altra, questa fa persino ridere, se non vi porto via troppo tempo. Il professor Rosino, il grande professor Rosino, lo conoscevo per lettera, per telefono, avevo interagito con lui per diversi articoli dell'astronomia e anche per delle opere con la Fabri, gli avevo fatto scrivere degli articoli. Mi ricordo che una volta aveva messo un piccolo errore dentro un articolo, perché di errori si fanno tutti quando si scrive, e io gliel'avevo corretto. Non l'avevo mai conosciuto in persona. C'era stato il congresso della SAIT a Ravenna, io c'ero, il professor Rosino tenne una bellissima conferenza, al termine della conferenza dissi vado a salutarlo, finalmente mi presento, lo conosco di persona, questo gran personaggio che poi mi ha onorato della sua amicizia, lo ricordo veramente con grandissimo affetto. E mi presentai e dico, professor Rosino, guardi, un piacere di conoscerla di persona, chi è? Sono Corrado Lamberti. Ah, dice, omonimo. Come omonimo? Io allora avevo 37-38 anni. Omonimo di chi, professore? Di Lamberti, l'astronomia? No, sono io. No, impossibile. Cioè, il professor Rosino riteneva impossibile che un ragazzino di 37-38 anni potesse avergli corretto degli articoli. Cioè, lui riteneva così serio, no? Il lavoro fatto dalla redazione dell'astronomia, che si immaginava una redazione di persone posate con un certo numero di anni e di esperienze alle spalle, non gli sembrava vero. Dopodiché si riprende, ah, è me, piacere. Questo me lo ricordo con piacere. E questo, ah, Heidmann, forse lo conoscete,
è un radioastronomo americano, era uno, francese, era uno specialista di studi sulle ricerche di intelligenze extraterrestri. Vedete sotto cosa dice: ho trovato la vostra rivista molto bella, di alta qualità, questa è importante per una buona divulgazione della scienza. Detto da un francese, sciovinisti come sono, questo qui era proprio il massimo dei traguardi. E questo ancora, guardate, questo è Patrick Moore. Voi sapete chi è Patrick Moore, forse il più grande astrofilo del mondo, inglese, uno che tiene, cos'è, da 45 anni una rubrica alla BBC. Sono perso in ammirazione per l'astronomia e mi dispiace soltanto di non poter leggere l'italiano, e mi piacerebbe anche che ci fosse una versione in lingua inglese. Se posso essere utile, fatemelo sapere. Cioè, si era proposto, probabilmente, se eravamo interessati a tradurle in inglese, si era proposto come referente inglese. E questo è Keller, quel ricercatore americano. Sapete cosa faceva? Lui mi mandava gli articoli, era un pignolo incredibile. Io, quando avevo capito che tipo era, tutte le correzioni che facevo gliele sottolineavo, gliele rimandavo indietro, ma non sapevo che lui aveva uno studente italiano là nella sua università dell'Illinois. Lui dava l'articolo tradotto allo studente, che poi credo di aver capito, perché ne parli in una lettera successiva, fosse Letizia Stanghellini, adesso fermata astronoma a Bologna, mi sembra che sia ancora Letizia. E aveva uno studente, un dottorando italiano, lui gli dava l'articolo e gli diceva: leggilo in italiano, traducimelo in inglese, così per verificare come era stata fatta la traduzione. Allora, le prime volte era severissimo su me. Poi, quando ho visto che le traduzioni andavano bene, allora vedete che a un certo punto dice: non ho qui la mia studentessa da far vedere la traduzione, aspettate che ritorni e vi dico se va bene la traduzione, ma se fosse troppo tardi, mandatela pure, otherwise it would be there, procedete pure con la pubblicazione. Cioè, insomma, ci dava carta bianca. Vabbè, niente, qui sono dei complimenti che faceva. E qui ancora cos'era? Ah, ecco, qui è quando parla di Letizia Stanghellini, l'ho capito poi in seguito che si trattava di lei. Allora, la mia non è una domanda, ma più che altro quello che è capitato. Hai raccontato come è venuta la nascita di quella rivista che secondo me non si è più ripetuta in altri. Vabbè, purtroppo finita quella, finite tutte. Questo è il mio parere personale. Io, da modesto astrofilo che sono, ti dico dall'altra parte che cos'è successo quando è uscita l'astronomia. Perché io una mattina, se non sbaglio, è uscita nel 79 questa rivista qui, più o meno, forse giugno. Novembre. Novembre, perché stavo andando a scuola. C'era Andromeda in copertina. Esatto, io passo per andare a scuola tutte le mattine vicino all'edicola, guardo sempre camminando, a un certo punto mi attrae appunto questa immagine di Andromeda e dice: beh, quella che cos'è? Cioè, questa l'astronomia scritta in bianco, me lo ricordo ancora. Andai lì, una rivista di astronomia, ma non è possibile, dicevo io che ero, figurati, già allora. Mamma mia, guarda, morale della favola, l'ho comprata, ho fatto tardi a scuola, tra l'altro quel giorno lì, poi me la sono divorata immediatamente. L'unica pecca che aveva all'epoca per me è che era bimestrale ancora, se non ricordo male. I primi tempi era bimestrale. Era bimestrale, ora dal mio primo nome devo aspettare 2 mesi perché esca ancora, ecco, come faccio? Telefonate, perché allora, sai, l'internet era solo fantascienza, anzi, non era neanche nella fantascienza. Quindi allora si viaggiava per telefono, agli amici: guarda che è uscita una rivista di astronomia, l'incredulità generale. Questa, per testimoniarti dall'altra parte della barricata, se così si può dire, quello che è accaduto, penso sia, sì, Rodolfo, più o meno abbiamo la stessa età, più o meno sia la sensazione generale, ecco, che di quei tempi lì. Tutto qua. Tempi eroici. Io vorrei dire, e ce li ho tutti, e io dal primo numero fino all'ultimo. Tra l'altro, se li sfogliate vedrete le ingenuità che ci sono dentro dal punto di vista dell'impaginazione. Poi mi ricordo avevo sbagliato
M51, non mi ricordo in che costellazione l'avevo messa, avevo sbagliato la costellazione, ero proprio ignorante, ragazzi, ignorante io a fare una rivista e un'editrice che non era un'editrice, cioè, vi rendete conto come si fa? Eppure il risultato, io quando dico, l'ho sempre detto Margherita, no? Gli ho detto, guarda Margherita, il fatto che tu ci abbia detto di sì e mi hai messo la rivista nelle mani, è la prova scientifica che tu sei pazza dalle gare. E dice, però alla fine è andata bene, c'ha anche ragione, perché alla fin fine poi era un buon prodotto. Però lacrime e sangue, vi dico la verità, che belli anni, quanto ho imparato. C'erano quei numeri 11, mi ricordo quello su Newton, bellissimo. Farinella. Silvano Casulli, sapete, ecco io quello che rimproveravo gli astronomi italiani di essere un pochettino titubanti a divulgare, e questo lo ridico ancora oggi, maledizione. Sapete il tempo medio di produzione di un articolo di un astronomo italiano? Da quando glielo chiedevo a quando lo ricevevo, erano 9 mesi. Voi pensate con che anticipo io dovevo preparare i timoni della rivista per poter uscire tutti i mesi? La massima tiratura è che ha? La massima tiratura è stati i primissimi anni. La prima tiratura era 30.000 copie e la seconda l'avevamo aumentata. Da quel momento in poi però io non ho più saputo niente di tirature, perché io ero chiarissimo con gli editori. Se mi volete come direttore, faccio il direttore, nel senso nessuno deve mettere, l'editore non deve mettere il naso nelle faccende editoriali della rivista. Io non metto il naso nelle vostre faccende. Di produzione, di tiratura, non me ne frega niente se fate tanti utili, non vi chiederò soldi per questo. Ecco, a proposito di soldi, ci tengo a dirlo questa cosa. Guardate, Margherita è stata direttrice dell'astronomia per 20 anni, e probabilmente la gente pensava si prenderà uno stipendio. Ha mai preso una lira per questo? Non ha mai preso una lira, anzi non solo. Nei primi tempi difficili dell'astronomia, ce l'ha messi dei suoi per tenerli in vita, gli hanno detto che era un prestito, poi non gliel'hanno mai più restituito. E anche chi vi parla, i compensi erano a livello di un bidello di scuola media, sia chiaro, perché sapevamo benissimo che chiedere di più significava mettere in crisi la rivista, e la mia creatura non potevo essere io a metterla in crisi. Queste cose è anche giusto che lo si dica, no? Bello è che per la prima volta lo si sente dire da Corrado Lamberti in pubblico. Sì. È vero? Sì. E quindi abbiamo anche l'onore di sentire per la prima volta questo. Grazie. Va bene. Grazie.